Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 5 maggio del 2020. Dovete sapere che ieri sera, secondo me, ho commesso un errore incredibile a Quarta Repubblica, perché ho parlato della ripresa, della fase 2, ho parlato di economia, ho fatto anche una puntata che mi è piaciuta, però ho commesso un errore incredibile che questa mattina non ho intenzione di commettere, cioè ho fatto quello che hanno fatto tutti i giornali questa mattina, cioè parlare della fase 2, e non ho parlato della vera cosa che è successa ieri, cioè la vera imbarazzante situazione del caso Bonafede, una roba da far venire i brividi, e i giornali se ne fottono. In realtà i giornali ci hanno raccontato negli ultimi anni tutta quella roba lì della vera trattativa Stato-mafia, e cioè che due, come racconta oggi Peppino Sottile, il pezzo migliore oggi è sul Foglio, beh, insomma, cos'erano? Due carabinieri, dei Ross, Mori e Subranni, sarebbero stati coinvolti in questa trattativa con i boss mafiosi, e Di Matteo, l'eroe dell'antimafia, li avrebbe beccati, e hanno costruito, poi volevano metterci dentro Berlusconi, poi volevano metterci dentro Amato, poi volevano metterci Martelli, la grande trattativa, sapete su cosa? Sul 41 bis, cioè i boss che non volevano stare in carcere rinchiusi come bestie. Il punto fondamentale è che lo stesso protagonista di quella storia, che quando riguardava il passato era una storia pazzesca, ma che quando riguarda il presente i giornali non ne parlano, beh, lo stesso magistrato, l'eroe Di Matteo, 24 persone di scorta, e se gliene vogliono togliere due ci si inchioda le mani al crocifisso dell'antimafia, beh, lo stesso eroe dell'antimafia telefona ieri a Giletti, domenica Giletti, a trasmissione di Giletti, e che cosa dice? Dice: guardate che io, a me mi avevano offerto di fare il capo dei penitenziari del DAP, me l'aveva offerto nel 2018 Bonafede. Tutti e due, ricordo, sono due super grillini, Bonafede lo sapete, e anche Di Matteo è l'eroe dei grillini, quello che andava alle loro convention, quello che era candidato a fare il ministro della giustizia da una parte dei grillini, insomma stiamo parlando di un magistrato filo grillino, e non neanche lo, come possiamo dire, neanche lo nascondeva. Bene, Bonafede dice da Giletti che a lui gli era stato promesso di fare il capo delle carceri. Stiamo parlando di 191 istituti penitenziari, uno stipendio di 300.000 euro che si prende a vita una volta che tu vai lì, ma sono quisquiglie, no? Per questi grandi magistrati eroe. Però, insomma, Bonafede glielo promette, poi dopo succede un casino nelle carceri, che c'è una ribellione, si arriva Di Matteo, succede un problema, sono cavoli nostri, cioè i boss mafiosi si arrabbiano. E il giorno dopo, alla sua offerta, Bonafede se la rimangia e dice: vai a fare, se vuoi, il direttore degli affari penali. E invece domanda a quel paese Di Matteo, si offende e oggi viene eletto al Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, vi metto insieme le cose. Gli offre una cosa a Bonafede. I boss mafiosi del 41 bis si arrabbiano, Bonafede non gliela offre più. Queste cose non è che le scrivono i giornalisti, ma le dice Di Matteo in una conversazione pubblica da Giletti. Per molto di meno i giornali avrebbero detto la nuova trattativa Stato-mafia, come oggi scrive Sallusti sul giornale, nel suo fondo del giornale. In realtà invece oggi bisogna andare a vedere la cosa più ridicola del mondo, e cioè la prima lettura di oggi è: come fa a tenere insieme il suo Beniamino Bonafede, il suo Beniamino Di Matteo Travaglio? Perché questo è il punto vero, il padrone di tutti questi, diciamo padrone intellettuale di tutti questi giustizialisti è Travaglio. Beh, intanto è straordinario, il pezzo di Travaglio inizia a dire e attacca il centrodestra, attacca i lighisti, la Mattea, se la prende con il centrodestra che sta con Di Matteo. Devo dire che me la prendo anch'io con il centrodestra che sta con Di Matteo, perché mi sembra ridicola che stanno con quell'eroe antimafia che fino a ieri non consideravano. Ma non è questo il punto! Il punto è che dopo essersela presa retoricamente con l'eroe, ha detto che Di Matteo, dicendo questa cosa, non ha fissato alcun nesso causale tra la rivolta dei boss e la mancata nomina a capo del DAP. E il colpa sarebbe di Giletti, che l'ha dato per scontato. Cioè, il giornale più giustizialista del mondo, quando c'ha il suo eroe che mette e dice le tre frasi: mi ha offerto il DAP, i boss si ribellano, il giorno dopo mi toglie il DAP, dice: ma Di Matteo non metteva nessun nesso causale. Ma è una cosa pazzesca! E sapete cosa è successo? Un colossale equivoco. Cioè, tra Di Matteo e Bonafede ci sarebbe un colossale equivoco, perché Bonafede in quelle 48 ore avrebbe offerto la dirigenza del DAP a questo Basentini,
Capito? E allora, per non dirgli più di no, ha fatto fuori l'eroe dell'antimafia, guarda caso, con i boss che se ne andavano via, che urlavano. E guarda caso, tutta questa storia da cosa nasce? Capite da cosa nasce che se lo dimentica Travaglio? Dal fatto che hanno scarcerato dei boss, cioè il capo delle carceri, responsabile delle carceri, che si è dovuto dimettere perché hanno scarcerato, per esempio, il fratello di Zagaria, del boss di Sandokan. Quindi c'è un altro pezzo a questa storia. E io non capisco perché i giornali, capisco che la mafia è una cosa che non appassiona durante il Covid, ma qua c'è una gigantesca trattativa Stato-mafia denunciata da Di Matteo. Io mi fanno orrore queste cose e in questo caso però non vale perché a essere ministro della giustizia è Bonafede, fantastico. Nel frattempo il pezzo migliore è quello di Peppino Sottile, perché in questa storia c'è un altro elemento, perché Bonafede per difendersi dice: ma io gli avevo offerto la direzione affari penali a Di Matteo, cioè gli avevo offerto il DAP che poi ho dato a Basentini e poi la direzione affari penali. Ma la direzione affari penali, ci spiega Sottile, che ha detto Bonafede, quella che di Falcone non esiste più. Toc toc! Ma perché ci prendete tutti per i fondelli, Travaglio e Bonafede? Quella direzione non esiste più! Sottile ci spiega che quella direzione, con la riforma recentemente fatta, comunque nel 2018 era già in vigore dalla Bassanini, è sotto un'altra direzione. Quindi tu offri a Di Matteo, il grande eroe antimafia, una direzione che non c'è più. Il capo della direzione affari politici, che non c'è più, ma che è sotto un'altra direzione, si becca di stipendio 180.000 euro, quello del DAP 300. E non è che quello del DAP prende quasi il doppio perché vogliono privilegiarlo, non è perché c'ha 191 carceri e 36.000 persone della polizia giudiziaria, della polizia penitenziaria, ma perché vale di più? Il DAP vale immensamente di più della direzione affari penali, perché non è più quella di Falcone. E Sottile dice: ma perché ci prendete per i fondelli? Io la trovo straordinaria, straordinaria. Tanto era importante, quindi, che non diventa più direzione. Poi ritorniamo sul Covid. Ieri l'Italia è ripartita senza caos. E anche qui vorrei dire, un giornale che dicesse, qualcuno lo dicesse: ma scusa, dove sono finiti tutti quelli che dicevano non lasciate gli italiani perché succederà un casino, non lasciamoli liberi? Gli italiani sono molto più responsabili di quanto siano i loro politici, che il decreto di aprile per dare i soldi alle aziende non lo fanno ad aprile e lo faranno a maggio e non riescono a farlo. Ma è una cosa pazzesca. Nel frattempo, però, abbiamo, state attenti, perché sul Corriere della Sera ci vuole sempre qualcuno che ci mena un po' di grano, cioè che ci porta un po' di sfiga, ed è il direttore dell'ISS, come lo sapete, Rezza, ormai lo conosciamo tutti nella nostra figura, album Panini dei virologi. Che cosa dice? Vedo troppa euforia, attenzione che dovete morire, diceva quello là. Beh, io la trovo fantastica questa idea che Rezza ci dice che vede troppa euforia. Nel frattempo io non vedo così tanta euforia nel famoso decreto di maggio, che a spizzichi e Bocconi entra nei giornali. Ci sarebbe un piccolo problema, intanto, che dei 55 miliardi 14 li spendiamo in cassa integrazione, 1 miliardo più dell'anno scorso, del mese scorso. Quanto possiamo continuare a spendere 14 miliardi al mese di cassa integrazione se non facciamo riprendere le aziende? Poi il Fatto Quotidiano, che è il vero giornale di sinistra oggi, Confindustria FCA all'assalto della diligenza. Cioè, adesso il problema sarebbe della Confindustria, che vuole fare l'assalto della diligenza perché dice: ragazzi, se voi continuate a fare redditi di cittadinanza, redditi di inclusione, mancette varie, qua le imprese non riprendono. Cioè, dai un po' di respiro a quelli che hanno perso il lavoro, ma il problema è, se non glielo trovi il lavoro, quanto tempo puoi fare 14 miliardi al mese? Banale discorso, che forse bisognerebbe fare un disegnino a quelli del Fatto, perché non la capiscono. La produzione industriale, titola Il Sole 24 Ore, è scesa del 50% a marzo-aprile. 50%, se non si produce, non si consuma, non si vende, non si fa fatturato e non si pagano le tasse per i nostri, diciamo, il nostro sistema di welfare. Faglielo capire. Ma nel decreto dovrebbe esserci questo aiuto, secondo il Messaggero, agli affitti degli esercenti: credito d'imposta al 100% per chi ha un bar, un ristorante, e nei 3 mesi ha visto ridotto il suo fatturato. L'unica cosa che io vorrei chiedere, fatela semplice, perché se la fate come sulla carta, avete fatto il decreto liquidità, i prestiti fino a 25.000 euro, o i prestiti della SACE, o i prestiti per il fondo di garanzia, beh ragazzi, i ristoranti e i baristi fanno prima a chiudere che a beccare questi soldi. Il titolo del giornale mette insieme la storia di Bonafede e la storia dei decreti e dei soldi che mancano, e dice: il governo si è infettato. La Palmerini sul Sole 24 Ore è l'unica che tira fuori quest'idea del prossimo governo, però dice: attenzione, se cade Conte, il presidente della Repubblica Mattarella vuole andare a nuove elezioni. A me mi sembra così paradossale, nel momento in cui le elezioni regionali vengono rimandate, insomma, le nuove elezioni anche nazionali sarebbero complicate, ma non da escludere.
chiudere, posto che da ottobre si potrebbe andare a votare nelle regioni in cui è stato rimandato il voto. La differenza tra nord e sud nelle morti è quella che tutti i giornali oggi citano sui dati Istat dell'Istituto Superiore della Sanità, e Susca ne approfitta giustamente per dire: muoiono più al nord che al sud, muoiono e lavorano più i garantiti dei non garantiti, se questa è una cosa che sta avvenendo, è la vera disuguaglianza di queste ore. E, task force, guardate che è fantastica, perché oggi Di Mito mi spiega che adesso il problema del governo non è il caso Bonafede, non sono le accuse di Di Matteo di connivenza con i boss mafioni nel 41 bis, non è il 50% di produzione in meno, non è il fatto che non è arrivata la cassa integrazione, non è che le imprese non stanno riaprendo, non è che ci ha liberato, non ci ha tenuto ancora con le autocertificazioni e agli arresti in casa. No, non sono questi i problemi. Sapete quali i problemi? Di aumentare di 2 donne la task force di Colao. Ne ha 4, devono arrivare a 6. Quindi ormai è partita e dice: ah, ieri c'è stato l'appello delle senatrici, 16 senatrici. Chi se ne frega! Bisogna dire ad alta voce che a noi dell'appello delle senatrici, che vogliono delle donne in più nelle task force, non ce ne fotte nulla. Il problema non è aiutare le donne nelle task force, è aiutare le donne fuori dalle task force, che oggi stanno pagando il prezzo maggiore di questo lockdown. E invece che cosa fai? Prendi altre 2 donne e le metti nelle task force. Ma di che vi occupate? Ma andate per strada, non nelle task force, a ragionare sul riequilibrio di genere. Chi è che paga di più oggi la crisi? Le donne che non riescono, sono l'ultima a ritornare al lavoro? No, e le donne nella task force. Questa è la storia straordinaria, come quella che trova Capone oggi sul Foglio, perché se è vera, ma immagino sia vera, è straordinaria. Vi ricordate l'app Immuni che dà la ministra dell'innovazione tecnologica con la sua task force di 76 persone, la consiglia a Conte, poi c'è Arcuri che non vede l'ora di nominarla? Bene, secondo i lavori di quella task force che sono stati pubblicati e che Capone ha in mano, non era quella l'applicazione, ne avevano proposte 2 da mettere in funzione parallelamente, poi queste sono le idee delle task force, e invece pare che la ministra Pisano abbia completamente omesso il fatto che il suo gruppo di lavoro le aveva consigliato 2 diverse applicazioni. Nel frattempo bella l'intervista di De Donno, che è il medico molto modesto ma molto bravo, che usa i sieri per curare i malati nell'ospedale di Mantova, beh, insomma, che ha avuto l'ispezione dei NAS, e anche qui a me mi fa impazzire. Quelli del gabinetto del Ministero della Speranza, invece di occuparsi delle cose serie, delle mascherine, dei ventilatori a suo tempo, vanno a fare le ispezioni all'ospedale di Mantova, dove questo povero Cristo comunque sta salvando tutti con una terapia, diciamo, innovativa rispetto a tante altre. La trovo una cosa fantastica, favolosa. Nel frattempo oggi Maurizio Belpietro fa un reportage, come dice lui, un cronista da strada, perché da casa sua al giornale, scrive nel suo fondo, ci sono 2,5 km, e prova a vedere nelle farmacie dove trova le mascherine a 50 centesimi. Non le trova. Fantastico, con la grande genialata del mister Arcuri. Der commissario! Mi viene sempre da dire, come Frankenstein Junior, no? Vi ricordate quel tic? A me quando sento Arcuri mi viene der commissario! Austriaco, Falco, non ve lo dimenticate, perché avevo sbagliato, avevo detto che era tedesco. Bene, Cristina Rossello, e con questa chiudiamo. Oggi fa un pezzo, l'unica mi sembra interessante, sul Libero, in cui dice una cosa che avverrà oggi, cioè la Corte di Giustizia Europea valuterà un ricorso fatto dalla Germania, da alcuni tedeschi, perché dicono che il quantitative easing, cioè il modo in cui la Banca Centrale Europea ci sta salvando, è illegittimo per il Trattato di Lisbona, che non vuole la monetizzazione del debito, e anche per le regole di bilancio tedesche, che non vogliono subire perdite che non sono, votate dal Parlamento. Perdite che subirebbe se si svalutassero i titoli della BCE comprati per esempio in Italia. Insomma, oggi gli avvocati tedeschi potrebbero far saltare le Europa, perché se salta con la Corte di Giustizia Europea il quantitative easing, salta l'Europa. Brava avvocato Rossello, che si ricorda di una di quelle scadenze fondamentali che ci sono oggi, anche se, giudiziarie, per la nostra vita pratica e concreta varranno moltissimo. Ciao.